aiutare le comunità pastorali ad accogliere gli adulti che scelgono di battezzarsi. È l'obiettivo delle linee guida per il catecumenato in Puglia. Alba Di Palo. Un centinaio di pagine che rappresenta una guida verso l'accoglienza di chi sceglie di far entrare nella sua vita Dio quando è in età matura. Un percorso in quattro tappe: evangelizzazione, precatecumenato, catecumenato, purificazione, illuminazione e mistagogia, per attrezzare le comunità locali all'accoglienza. Sono le linee guida per il catecumenato in Puglia, presentati a Molfetta con il sigillo della Conferenza Episcopale Pugliese. Un lavoro di tanti mesi che quasi si è scontrato con la tradizione pastorale, in cui l'esperienza si è radicata sull'accoglienza dei bambini, e invece si assiste a un cambiamento che va accompagnato. In questo momento sta avvenendo una trasformazione progressiva, graduale, anche rispetto ad altri paesi europei, però anche in Italia ancora, pur reggendo l'esperienza del battesimo dei bambini, sempre di più si affaccia la richiesta di persone adulte che chiedono di entrare nella vita cristiana. Quindi sarà fondamentale che le nostre comunità si attrezzino anche a comprendere come la normalità e anche il fatto che persone adulte chiedono di entrare nella vita cristiana. Per cui in questo momento queste linee guida sono preziose, proprio perché sono un segnale importante per le nostre comunità che dicono: attenzione, perché anche un adulto può entrare nell'esperienza di vita cristiana. L'ingresso nella comunità cattolica diventa occasione di conoscenza di vissuti che lasciano spazio alla meraviglia. È bellissimo anche quello che tocchiamo con mano, il racconto di queste storie, quindi il racconto di come persone adulte incontrano Dio, si sono lasciate incontrare, e emerge nel loro racconto cose straordinarie e bellissime, che molte volte dice come Dio si serve anche delle cose più incredibili per toccare e incontrare le persone. Le linee guida diventano occasione per fare e sentirsi comunità. Sono ammirato del fatto che una conferenza episcopale regionale abbia trovato il tempo e la necessità, per alcuni versi, di dedicare delle riflessioni per arrivare a delle linee comuni. Questa per me intanto è la cosa più preziosa, il fatto che delle chiese locali, pur diverse, anche se in uno stesso contesto regionale, hanno creato le condizioni per darsi delle linee comuni intorno alle quali agire e operare.